Spopolato, in crisi economica e di identità, è sempre più anziano, eppure è pieno di magia, storia, natura, paesaggi da fiaba e di una varietà gastronomica che non ha paragoni, problemi e opportunità dell'Appennino che in Lombardia è sinonimo di Oltrepò Pavese. Sono 42 tappe che uniscono da nord a sud tutto l'Appennino, con l'obiettivo di valorizzare quello che sono il territorio e tutte le bellezze del territorio gastronomico dell'Appennino attraverso questo ciclo viaggio. E qui, dove la regione si incunea tra Emilia-Romagna e Piemonte, sfiorando la Liguria e il mare, il passaggio di una cicloturistica diventa l'occasione per stare insieme e provare a tracciare una rotta, inventandosi un futuro che potrebbe passare anche dalla bicicletta. Siamo indietro di 30-40 anni, se non 50, su questo fronte, rispetto ad altre aree europee. A tutta Europa che ha creato una cultura e ha creato le basi, una cultura della bicicletta, e ha creato le basi per uno sviluppo del cicloturismo che porta ovviamente anche molta economia. La Germania da tantissimi anni, da parecchi decenni ormai, sta investendo in infrastrutture dedicate al cicloturismo. Il risultato è oltre 40.000 km di piste o di percorsi cicloturistici e un indotto che supera i 9 miliardi di euro all'anno. Stamattina ho trovato delle strade veramente infami e se sono infami per le auto lo sono anche per le biciclette. I servizi poi, di accoglienza. Certo, bisogna pedalare, servono lungimiranza, investimenti e anche la capacità, ancora rara nonostante la crisi, delle amministrazioni di stare dalla stessa parte dimenticando i campanili. Dobbiamo metterci tutti in rete con i comuni limitrofi, Santa Margherita Strafora, Romanese, Zavattarello e tutto l'Alto Oltrepò, e promuovere appunto i nostri sentieri, il nostro territorio, la nostra montagna. Questo è il senso anche del convegno che stiamo organizzando oggi pomeriggio al cinema in occasione diciamo di questa tappa, della terza tappa dell'Appennino Bike Tour. Ci sono molti stranieri che arrivano e vedono il nostro territorio bellissimo e purtroppo noi le nostre bellezze magari le abbiamo abbandonate. Quindi su questo dobbiamo lavorare molto.